Carissimi telespettatori e gentilissime telespettatrici, buonasera. Bentornati a questa nuova puntata di Assaggi Divini. Puntata speciale perché è l'ultima. È l'ultima quest'anno, è arrivata anche la stagione estiva e anche noi ci dobbiamo godere il nostro meritato riposo. Che non sarà meritato riposo, vero Michele Casetta? Sì, perché andremo un po' in giro ancora per il mondo. Dopo l'Argentina andremo a Bordeaux, dove faremo uno speciale nella Wine Expo. E però andremo anche sulla spiaggia, ce la goderemo un pochettino con, diciamo, con un solstizio di cui parleremo più tardi. Faremo un'esterna, come si suol dire in linguaggio tecnico, faremo una puntata speciale di Assaggi Divini direttamente sulla spiaggia per festeggiare proprio il solstizio d'estate, il 21 di giugno. E abbiamo per parlare di questo evento con noi gli ospiti. Li vogliamo presentare, Michele? Sì, Giovanna Salvatori, presidentessa del comitato turistico di San Giuliano Mare. Oltre che essere un'esperta di arte, così, quindi fa parte anche della nostra arte, anche lei. E anche una bella donna che non guasta, vero? Sì, 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 assolutamente. Di tutto. E Gaetano Callà. Gaetano Callà, presidente del consorzio, no, del consorzio della strada dei vini e dei sapori. Nonché di altre, di un sacco di altre cose che dopo ci parlerà in diretta con noi. Ma siamo qui per parlare oggi di un vino speciale. Per festeggiare proprio quest'ultima puntata, abbiamo voluto regalarvi delle sensazioni uniche, un vino che io considero speciale nel panorama vitivinicolo italiano, vero Michele? Cerchiamo di creare un invito a provarlo. Stasera parleremo di un vino del Friuli, la zona grave. Magari anche no, però. Anche no, il Friuli, un bel bianco, parliamo del vintage Tunina di Herman. E per parlare di questo vintage Tunina abbiamo con noi in diretta telefonica, abbiamo l'agronomo, adesso lo contatteremo, avremo l'agronomo Stefano Amadeo che ci parlerà un po' dei segreti di questo vitigno, dei segreti di come è nato poi questo uvaggio, perché è un vero e proprio uvaggio. Stefano, sei con noi? Sono con voi. Ciao Stefano, bellissimo. Buonasera. Nome, complimenti alla mamma. E prima di tutto volevo salutarti e ringraziarti di partecipare alla nostra puntata di Assaggi Divini. Ringraziamo te e tutta la famiglia Yerman per averci dato la possibilità di parlare di questo fantastico vino. Ma facciamo parlare lui in particolare di questo facciamo vino. Facciamo parlare lui di questo vino, perché è un po' il papà, perché lui è responsabile agronomo dell'azienda Yerman, diciamo, Stefano? Padre e madre. Esatto, sono l'agronomo ormai da 6 anni dell'azienda, ho l'onore di essere l'agronomo di questa importante azienda del Friuli Venezia Giulia, e quindi penso, se volete, posso dirvi due parole sul vino, o preferite che parliamo magari dell'azienda? Ma introduceci un po' l'azienda, cos'è Yerman, che cosa produce, dove si trova, e poi dopo entriamo nella zona vintage. Beh, diciamo, l'azienda Yerman ha una storia molto lunga, una storia che inizia nel 1881, quando il bisnonno di Silvio Yerman, Anton, arriva a Villanova di Farra, vicino a Gorizia, diciamo, Farra di Sonzo, un territorio vocato per la produzione di vini di alta qualità. E poi, diciamo, dopo una storia molto lunga, si arriva poi ad Angelo, il padre di Silvio, che inizia veramente a fare un'attività agricola propriamente intesa, quasi, diciamo, imprenditoriale. E poi Silvio, l'attuale titolare e il figlio di Angelo, fa il salto di qualità dopo gli studi fatti a San Michele all'Adige, riesce poi a fare grandi esperienze al di fuori del territorio italiano e ritornare in azienda e a produrre dei vini che erano innovativi, e penso che tuttora lo siano. Assolutamente sì, innovativi, e vorrei dire quasi rasentanti alla perfezione. Cioè, è uno studio, parliamo proprio del vintage Tunina in questo momento, no? È uno studio, è un qualcosa voluto, che è nato dalla capacità di sintetizzare più vitigni, non è vero Stefano questo? Sicuramente, anche questa è stata una sfida, piantare nello stesso vigneto diverse varietà, nel particolare caso il Sauvignon, lo Chardonnay, la Ribolla Gialla, la Malvasia Estriana e il Picolit. Quindi due varietà internazionali, due vitigni internazionali e 3 vitigni autoctoni, fortemente caratterizzanti il territorio. Questa è stata una sfida, diciamo, anche perché poi continua questa sfida in tutta l'annata fino alla vendemmia, quando queste uve vengono vendemmiate e vinificate assieme.
essendo proprio un uvaggio, e quindi la particolarità di questo vino è che ci troviamo, quando arriviamo alla vendemmia, che è generalmente tardiva, ci troviamo a vendemmiare un Sauvignon che magari è piuttosto maturo, ma le varietà più tardive, come possono essere il Picolit o la Ribolla, invece sono ancora non del tutto mature, quindi compensano, diciamo, la sovramaturazione di varietà come Sauvignon e Chardonnay, per esempio, ecco. Qual è il messaggio, appunto, dei blend? Cioè, cosa si vuol comunicare a chi consuma vin Zitunina con questa bottiglia? Beh, sicuramente, diciamo, è la fusione di più vitigni, di più uve, diciamo, crea una maggiore complessità, no, nel vino. E quindi, se vogliamo, magari un purista potrebbe dire: ma io perdo la tipicità del vino di per sé, del vino singolo, del monovitigno. Ma in realtà qui la fusione anche di tre varietà autoctone, come sono la Ribolla Gialla, la Malvasia Estriana e il Picolit, questo dà un'impronta ancora più particolare a questo vino e crea, secondo me, anche un effetto interessante, perché va a smorzare quello che è l'effetto dell'annata sulla singola varietà. Questo è un vino che tra le eccellenze non dico che è una cosa un po' strana, però è particolare il fatto che non faccia legno, e quindi è ancora più premiante questa cosa, soprattutto per chi lavora nella terra, anche per chi lavora in cantina, che deve solamente valorizzare il lavoro fatto nella terra, vero Stefano? È vero, però devo apportare una piccolissima correzione, nel senso che questo vino nasce appunto come vino fatto solamente utilizzando vasche di acciaio inox, ma da alcuni anni a questa parte una piccolissima porzione viene anche fermentata, diciamo affinata, in grandi botti di rovere da 60-80 ettolitri, ma in realtà è una quota minima, ecco, che poi si ricompone nella massa completa del vino. Quindi in effetti il legno non si sente, perché in realtà è veramente una minima quota, ecco. Sì. E io direi di andare direttamente proprio a vedere cosa abbiamo nel bicchiere, Michele. Beh, diciamo è la parte più soft e piacevole della serata, insomma, di questo vino che si presenta con questo giallo paglierino, anche carico, carico, luminoso, a discreta alcolicità, insomma, perlomeno come a vederlo. Ma anche dei begli archetti ravvicinati che ci danno un'idea di un vino molto morbido, e quindi di glicerine assolutamente presenti, oltre che di una consistenza incredibile, perché ha una rotazione veramente pesante. Mi piace tantissimo vederlo nel bicchiere e mi invoglia. Lo sto dicendo come se non l'avessi già bevuto, e in realtà, Stefano, non siamo riusciti a trattenerci, perché quando l'abbiamo aperto un'esplosione di profumi che era troppo invogliante, lo sai, tu lo conosci bene sto vino, no? Beh, diciamo che anche l'obiettivo di questo vino, insomma, di essere un vino con uve aromatiche, deve dare, insomma, piacere subito anche al bicchiere, senza provarlo. Allora, pensi di invitare anche a degustarlo? Beh, perché il profumo, quali sono i profumi che troviamo? Ah, i profumi? Subito. Fiori. Fiori, i frutti sono bellissimi, tutti, anche primari e soprattutto secondari, vorrei dire. Personalmente col freddo tagliano molto, per me questo bottista è un po' tagliato, però con la temperatura che sta aumentando si rende più piacevole. Ah, vogliamo fare qualche riconoscimento, giusto perché lo vogliamo dire, perché ce ne saranno dentro. No, abbiamo anche Gaetano qua, che è un esperto di vini, se ci vuol dare qualche riconoscimento, noi siamo anche contenti. No, io credo che stia andando veramente molto forte e molto bene. Però volevo fare una domanda all'enologo, diciamo così. La percentuale di questi vini, di questi uvaggi, no? Questi tre vini principali, mi sembra di aver capito, tra i piccoli, la Ribolla, Malvasia e un altro. Estriano, sì. No, quindi, che percentuale? Perché a me è saltato subito così al profumo molta Ribolla Gialla, insomma, Ma in realtà, diciamo, la predominanza è data dal Sauvignon e dal Chardonnay. Diciamo, la Ribolla Gialla, la Malvasia Estriana e soprattutto il Picolit sono in percentuali inferiori. Il Picolit in particolare, che poi dà quelle note magari di miele e note più evolute al vino, è ancora proprio in percentuale minima, ecco. Però nel suo, in Friuli si dice che è un po' la medicina il Picolit, no? Si mette nel vino perché è il toccasana per tutti i vini, ed è una caratteristica molto interessante.
Sì, però non mi ha detto le percentuali che ci sono. Beh, eh? Le percentuali, quindi io vorrei andare sul soda per vedere un pochettino. È una ricetta che non si svela, perché sennò, sennò tutti si metterebbero a fare il vintage tonina, no? E non si svela. Contare. Ma c'è una legge? Contare le viti in campagna, nel vigneto, andare a contare le viti di ogni varietà. Perché questo è un vero e proprio uvaggio, proprio perché poi vengono raccolte e poi vengono vinificate insieme. Quindi se vogliamo andare a trovare un uvaggio è questo, quindi dobbiamo fare lo prendiamo come totem dell'uvaggio. No, ma immagino già un filare di Boll, un filare di Pricolit, insomma, sul lotto ben determinato, no? E via. Immagino. Però, è così? Beh, se vi posso dire, noi allora la collina ormai è inizio anni 70, la prima collina, il Ronco San Giovanni, diciamo, dove sono state piantate le viti, e proprio in quegli anni c'era ancora l'abitudine, poi dove c'era un po' di spazio, di aggiungere qualche vite in più, e proprio ad esempio il Picolit è stato aggiunto a metà di alcune scarpate, quindi è una vigna che ha ancora una conformazione, un assetto, diciamo, tendenzialmente storico. Poi con il crescere, diciamo, anche dell'importanza del vino e della richiesta soprattutto, è stata duplicata, diciamo, clonata la collina, per usare un termine magari non tanto bello, però nelle immediate vicinanze, e lì in maniera più razionale sono state distribuite poi le varietà, ecco, mantenendo però assolutamente l'assortimento e le percentuali. Comunque, io vorrei, questi cinque vitigni poi si sentono, ognuno dà qualcosa di sé, ma soprattutto io la pesca gialla non me la tolgo dalla testa, io per esempio la pera, però vieni, ci sono tantissimi riconoscimenti qua dentro, soprattutto primari, ecco, soprattutto volevo dire la parte della malvasia si sente subito, è quello che ti viene subito al naso proprio di primo impatto, per poi con tutti i sentori tipici del Sauvignon, anche quell'erbaccio, e che a me piace riconoscerlo qua, quelle erbe tipo salvia, ma anche come sottobosco, non so se lo senti, quel lieve pungente. Beh, il Sauvignon da questa parte. Tipo il pino, e anche una piccola nota canforata, non so se la noti, Michele. Io un pochettino anche la vaniglia, un pochettino si può anche sentire, ma è un legame che porta come un filo che lega la tutto. Anche qui, sì. Che lega tutto. Il bello, diciamo, della diretta è proprio quello, perché ognuno di noi può dire quello che vuole, perché siamo in maniera, ogni conformità è diversa, quindi quello che senti tu, c'è caso che io, fumatore o non, lo senti in maniera diversa, come prima, no? Che ho detto che il primo impatto mi è venuto subito in mente la ribolla gialla. La signora qui magari può sentire qualcos'altro, amante dei fiori, non so, della frutta fresca. Sotto, io sinceramente cosa hai detto tu la salvia? Io ho una nota. Devo farti complimenti, perché non ci avrei mai pensato. Però se la strizzi bene la salvia, tu la porti al naso, c'è caso. No, ma ci sono, ma ce ne sono. Ci sono. Allora, quello che noi ne potremmo dire 50 di questi riconoscimenti, e forse saremmo anche troppo tecnici. Continueremo fino a mattina, perché ce ne sono veramente tanti. Se vogliamo andare. Ci sono veramente tanti vitigni e ci sono tanti riconoscimenti, anche perché hanno avuto l'accortezza di usare due semi aromatici, un aromatico, e altri vini che arricchiscono, in ogni caso, sia dal punto di vista olfattivo, arricchiscono tutto il vino. Sicuramente è un olfatto molto fine e è molto intrigante, sinceramente. A me piace di più al gusto questo vino. Ecco, perché, raccontacelo del tuo gusto, allora. Perché ha proprio questo corpo e spessore che un vino, assolutamente nel vino bianco non si trova. Diciamo, inizialmente un vino bianco ha dal corpo di un vino rosso, un bello elegante, però arriva e lo senti proprio come... È un vino? Che non passa inosservato. No, non passa assolutamente inosservato. È un vino, Stefano. Io volevo farti un po' di complimenti, farti parlare anche te. Ci puoi interrompere quando vuoi, Stefano. Ah, no, ma io vi ascolto con piacere. Quando poi si parla così bene di un vino, potrei ascoltare per ore, sinceramente. No, io lo so, ma di questo vino non si può non parlare bene. Ma quello che colpisce. Mi dispiace parlarne bene, perché io, essendo anche presidente del consorzio della strada dei vini del sapore di quello di Rimini, non posso far altro che parlare bene dei miei vini, del mio territorio. Ma giustamente l'Italia è ricca di bellezze e di gusto, naturalmente. E voi fate parte, naturalmente, in maniera prepotente di questo gusto italiano, di questa produzione nostra, diciamo così, come tutte le regioni. Ogni regione dà il meglio di se stessa per quanto riguarda sia la viticoltura che i prodotti di eccellenza gastronomica.
quindi complimenti veramente, perché il vino è eccezionale. Do ragione a lui, mi piace più al corpo che ai profumi. Il primo impatto mi lasciava un po' così, no? Un po' perplesso, nulla da dire di criticità, però al gusto, al corpo mi dà più soddisfazione. Il corpo è fantastico, è veramente... Se posso permettermi una piccola cosa, sicuramente è importante dire anche che questo vino è un vino che ha una grande, oltre che una persistenza, diciamo, sia olfattiva sia, diciamo, nel sapore, però ha una grande longevità, quindi le migliori annate si possono tranquillamente assaggiare anche dopo 10 anni, oltre i 10 anni, quindi, e anche quindi queste note che si sentono di più magari all'olfatto rispetto magari che in bocca, poi possono evolvere e cambiare completamente il giudizio tra qualche anno, no? E questa è anche una cosa bella di questo vino, che ci stupisce anche noi in azienda, ci stupisce proprio per questa sua capacità poi di maturare, ecco, di migliorare anche in bottiglia. Che non tutti sanno, per un vino bianco che può anche durare, tenuto nella maniera giusta nel tempo, insomma, per diversi anni. Con un corpo così senz'altro può migliorare per i primi anni. Ma anche con l'acidità, una bellissima freschezza, un'acidità importante e non fastidiosa. Al palato veramente arrotondata tantissimo dalle glicerine e dalla morbidezza, vero Michele? Sì, io però ho una domanda che forse è la prima domanda che dovevamo fare. Perché si chiama Vintage Tunina? È una bellissima domanda. Beh, allora, vintage, diciamo, significa tutto sommato nell'antico, in francese antico vorrebbe dire vendemmia. Comunque si riferisce a qualcosa di annata, no? Di qualcosa che ha almeno 20 anni, comunque qualcosa di importante. E Tunina è il nome della vecchia proprietaria del vigneto, ma non solo, è anche l'amante più povera del Casanova, che era una governante a Venezia, e quindi vuole essere un po' anche, diciamo, una dedica, se vogliamo, a queste due donne, a ricordare qualcosa di particolare. Questo è un po'... Tanto è vero che noi magari alle volte lo abbreviamo in azienda, lo chiamiamo la Tunina, ecco, non Vinta Tunina, ma la Tunina. E sono queste cose che poi caratterizzano un po' un vino, anche con le persone e i nomi che sono dietro. Ma diciamo anche la grande persistenza, l'aveva già detto Stefano prima, una persistenza incredibile, aromi di bocca importanti, prepotenti, che ci ridanno tutta la pesca gialla che dicevi prima, la pera prepotente e aromi e sentori di... io la chiamo prugna bianca, non so come definirla, quella susina a buccia scura che dentro ha quella polpa bianca che mi lascia quella grumata, mi piace tantissimo. Mi viene in mente la nostra Nespola, abbiamo trovato un miliardo di riconoscimenti, potremmo stare a parlare qui tutta la notte di questo grandissimo. Ma noi dobbiamo vino. concludere, allora, arrivare a concludere. Diciamo che una parola a questa bella donna bionda, su questo biondo bicchiere bisogna come ti sembra? A me sembra ottimo, però io non sono un'intenditrice, scusate. Fai finta di esserlo. Faccio finta di esserlo. Su via. Però devo dire che mi piace. Stai bevendo, l'ho assaggiato, bene, mi piace il profumo, mi piace tutto e condivido quello che avete detto. Bene, molto diplomatica, molto diplomatica. Volevo spendere due parole sull'equilibrio, che è spettacolare, anche se è un vino giovane, perché ricordiamo la vendemmia 2011, e soprattutto sull'armonia pazzesca. È un vino che ti viene già voglia, pur essendo giovane, ti viene voglia proprio di berlo e riberlo. Io infatti l'ho fatto, tanto c'ho la bottiglia in questo momento, c'ho il potere nelle mani. Cosa, perché arrivare alla conclusione, ma sapendo anche il prezzo di questo vino, diciamo il prezzo in enoteca di questo vino ce lo dice Stefano, tenendo conto che probabilmente, anzi se probabilmente, è sicuramente un cru di tutte le enologie italiane, esatto, soprattutto il bianco forse più apprezzato che c'è in Italia. Sì. Quanto viene questa bottiglia di vino? Ma guardate, come prezzo noi, diciamo, lo consigliamo mediamente, parliamo di enoteca, quindi sì, diciamo, esatto, un wine shop che intorno ai 35 euro. Super giù, ecco. Assolutamente equilibrato e forse anche, guarda, deficitario per quello che è questo vino. Io ne spenderei anche qualche cosa in più, sapendo di un vino, conoscendo un vino di questo tipo. Michele, provatelo dopo... qua in zona è praticamente in quasi tutti i ristoranti, lo potete trovare, e nelle migliori enoteche. Noi ringraziamo Stefano Amadeo, responsabile agronomo di Yerman,
Ringraziamo grazie a tutta voi. La famiglia Yerman, Silvio e consorti, tutti quanti. E ci rivediamo alla prossima stagione, con magari con Yerman e per un altro vino, forse. Protagonista sempre con noi. Stefano. Grazie, ciao Stefano. Posso dirvi una cosa all'ultimo? Sì, vi invitiamo in azienda da noi, così potrete vedere i nostri vigneti e conoscere meglio l'azienda. Quindi quando avrete tempo, quando vorrete, potrete, siete invitati a visitarci. L'estate sarà propizia. Lo faremo sicuramente. Grazie Stefano, noi ti salutiamo. Ti salutiamo offrendoti il nostro primo spazio musicale. Abbiamo un video musicale che ci aiuterà a introdurci nella prossima parte di Assaggi di Vini. Grazie, buona serata. Buon sera anche a lei, Stefano. Arrivati amici di Assaggi di Vini, siamo qua a parlare di arte marte in maniera particolare questa volta. Ma possiamo dire che siamo finalmente, noi diciamo sempre siamo il salotto buono, il salotto Liberty. Oggi siamo veramente in un salotto? Oggi è il nostro salotto dove abbiamo ospiti veramente art déco. Con le scenografie, vogliamo ricordare chi ha fatto queste scenografie? Lo vogliamo ricordare perché è un amico di... Ricordiamo che, giusto che è l'ultima volta che magari le vedono, Andrea Speziali, che appunto ha curato per noi le scenografie e tutti gli studi e anche del roll up, oltre anche al sito come grafiche e tutto il resto. Visto che siamo nei momenti di ringraziamento, diciamo anche chi ha curato la parte musicale. La parte musicale di Gome Cozzi, che con la sua canzone di Venere, ha poi dato origine alla nostra sigla. Esatto. Allora, con chi abbiamo il piacere di parlare adesso, Michele? Parliamo innanzitutto di una serata. Parliamo di una serata, abbiamo con noi delle persone che io li chiamo anime irrequiete di San Giuliano Mare, che vogliono proporre qualcosa di particolare per tutti i turisti, che comunque le persone che devono venire a San Giuliano Mare per godere di una zona tra le più belle e sicuramente più antiche di Rimini. Allora, parliamo, i primi due li abbiamo già presentati, vogliamo presentare anche i nostri ospiti, gli ulteriori ospiti? Abbiamo Alessandra Della Torre, che è responsabile del ristorante Barra Fonda. Abbiamo Massimo Berardi di B1 Event. Buonasera. E poi dopo con noi sempre il signor Callà e la signora Salvatori, che rappresentano San Giuliano o San Giuliano Mare nel loro evento. Cosa vogliamo parlare? Alessandra, te sicura? Che cosa si fa, quando? Allora, la data è il 21 giugno, solstizio d'estate, e l'evento si chiama Solstizio del Gusto, e chiaramente ci sarà degustazione di vini e di prodotti del territorio, rigorosamente a San Giuliano Mare. San Giuliano Mare. San Giuliano Mare. E come si svolgerà? Chi può venire? Sì. L'evento è rivolto sicuramente ai turisti, come hai appena detto e hai anticipato, però è sicuramente un evento volto e molto interessante per tutti i riminesi. È un evento che riguarda il territorio, che parla del territorio, che racconta il territorio, quindi in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori, per cui sicuramente aspettiamo tanti riminesi. E anche non tanti appassionati di vino. Allora, la location, vogliamo dire dov'è, proprio perché San Giuliano Mare è grande, dove la faremo questo solstizio d'estate? Allora, la location del gusto. Uno splendido passaggio, che è una passerella parallela alla spiaggia, quindi sicuramente molto suggestiva, e l'evento si svolgerà dal tramonto fino a mezzanotte circa, per cui nella parte più bella, nel momento più bello sicuramente della giornata, dove si può godere del tramonto più bello di Rimini, perché la baia di San Giuliano è famosa anche per questo fantastico tramonto. Passiamo alla parola a Massimo. Sì? Massimo, tecnicamente, cosa una persona che viene lì, che cosa fa? Come può partecipare a questo evento? E può partecipare degustando tutti i prodotti tipici che saranno presenti, i prodotti tipici. Noi l'abbiamo proprio chiamato solstizio del gusto, perché non vogliamo limitarci solamente ai vini, piuttosto che, ma vogliamo sviluppare e dare risalto a tutti i sapori e tutte le tradizioni tipiche del nostro territorio, quindi dai vini, dagli oli, dall'artigianato stesso, che vogliamo parlare anche delle teglie, delle stampe e quant'altro.
su questo percorso che aveva anticipato già Alessandra prima, su questo percorso ci saranno appunto, verranno guidati gli ospiti in una sorta di appunto percorso del gusto che svilupperà tutto quello che è la sensazione della nostra terra. Gaetano, strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini, della provincia di Rimini, che ruolo ha in questo solstizio del gusto? Insieme, diciamo così, all'ambiente che è questo splendido scenario di San Giuliano Mare, e sarà uno degli attori principali. E l'attore principale, protagonista, nel gusto? Io dico l'attore principale è la location, questa splendida zona che è San Giuliano Mare. Vorrei, se mi permette, dire una precisazione: non è una parallela alla spiaggia, ma è sulla spiaggia. Sì. Quindi questo già cambia tutto. Perché mi sembrava di aver visto una parallela, no, è proprio è sulla spiaggia l'evento. È la sabbia con la già la sabbia di per sé, camminare sulla sabbia, magari se fosse una splendida serata calda, piedi nudi, passare lì vicino, no? Sì, esatto. Quindi la scenografia c'è tutta, gli attori principali ci sono tutti, la strada, diciamo così, farà la sua parte con tutte le sue eccellenze del nostro territorio riminese. Se vogliamo parlare di qualcosa, prima abbiamo parlato di un ottimo vino bianco, naturalmente friulano, l'abbiamo decantato in maniera splendida perché meritava, adesso stiamo degustando un'ottima Rebola dei Colli di Rimini, altrettanto buona, splendido in questo bicchiere, sì, vero. I profumi ci sono, direi che anche il colore abbiamo dalla Rebola gialla di prima siamo passati alla Rebola dei Colli di Rimini, che bisogna cercare di esportarla come sono stati bravi loro anche noi, non dico nel Friuli ma anche in altri posti. Poi se vogliamo parlare di eccellenza, diciamo così, gli attori principali saranno tutti i prodotti che verranno degustati quella sera. Si chiama solstizio del gusto, non ci sarà solo il vino, c'è l'olio, uno dei nostri oli migliori, ha avuto le tre foglie mi sembra dal Gambero Rosso, bello l'oliveto del Fattore. Se poi parliamo di Paganelli, poco distante qui di Sant'Arcangelo a Spoleto, è stato definito il miglior olio italiano, quindi sono eccellenze di cui dobbiamo andarne fieri e orgogliosi. E non è tutto questo qui, scenderanno diciamo anche i prodotti delle nostre colline, dai nostri grandi formaggi, ne abbiamo tanti, veramente per tutti i gusti, dal Fossa, se poi parliamo anche di quella ricotta che fa in maniera splendida il Buon Pastore. Certo. Quindi formaggi alle erbe aromatiche, che questo verrà fuori proprio in questo solstizio, diciamo, con tutti i suoi profumi. Una serata che fa innamorare col senz'altro, gusto, sì. Questo incrocio tra luna e sole, che però si sposa anche con i sapori, ma anche con un'arte che poi ci sarà solo da godere. Con tutti i sensi, così ecco. Con tutti fuori proprio i nostri parola, sensi bravissimo. Verranno messi, diciamo così, in movimento quella sera. Perfetto. È una serata godereccia in tutte le maniere. Parliamo anche di San Giuliano, che è poi effettivamente è la cornice, no? È la cornice di questa splendida serata. Al di là del mare di San Giuliano, ma San Giuliano è presente come storia, perché è la storia di Rimini, è la prima parte della città che si portava verso il mare, non è vero? Certo, è bello per questo, è Rimini, è la vera Rimini, l'antica sì. Rimini, la Barafonda. Barafonda. Ecco, la Barafonda, che è questa parola che ci risuona, insomma, ha una storia, ha una leggenda anche, e quindi è tutta la parte storica di Rimini. Abbiamo il porto, no? Anche la sinistra del porto, che è la più antica rispetto, insomma, all'altra parte. In più, dopo, insomma, questa nuova costruzione della Darsena, che poi ha fatto la parte moderna. Quindi San Giuliano ha questa doppia identità. Diciamo, identità, esatto. Parte storica e parte moderna. E l'arte come...
come parteciperà l'arte. L'arte. Ecco, questo è il mio settore in particolare. Esatto. Tu lo sai bene. Ma anche il suo. È vero, noi ci incontriamo in particolare in un ambiente artistico. Sì, no? Parliamo ci siamo dell'Ettimi di cui siamo entrambi orgogliosi di far parte. Esatto, è vero. Sì, l'arte avrà una, diciamo la strada per quanto riguarda i sapori e tutto il resto va benissimo e sarà da primo attore, ma anche la musica e gli artisti non mancheranno, quindi avremo artisti di strada, avremo gruppi musicali, avremo insomma tante belle cose che ci faranno altrettanto divertire riguardo l'arte. Ma sai che avremo anche, Michele? Avremo anche noi. Ci avremo da soli, perché grazie anche proprio al comitato, noi saremo presenti. Con il nostro gonfiabile. Saremo lì a fare la diretta, ad animare un po' anche la serata per quello che potremo fare. Potremo anche intervistare i produttori, un po' di tutto. Sicuramente faremo. Avremo Gaetano con noi che starà fisso al gonfiabile, ce l'ha promesso. Esatto. E ci racconterà quali sono le cose più preziose che abbiamo nei nostri colli, dei nostri sapori, i nostri vini. Ma per guidarci a questa riscoperta del gusto romagnolo e una riscoperta anche della tradizione riminese, la tradizione di San Giuliano, che è importante scoprire e riscoprire per chi ci fa già parte, non è vero, Sandra? Giovanna, sì. Alessandra, lei. Certo. Sì, c'è questa cosa che San Giuliano non è ancora nell'ottica dei riminesi, cioè molti non sanno che esiste questa parte, cioè soprattutto questa parte del mare nuova ma affascinante. Eccellente, bellissima, sì. Esatto, e quindi noi vogliamo far di tutto, promuovere questi eventi che sono bellissimi e comunque importanti, che riscoprono anche il territorio e devono riscoprire anche questo nostra parte di Rimini, che è San Giuliano. Dov'è che possiamo trovare le informazioni su questo evento? Noi abbiamo un sito www.sangiulianomarerimini.it e quindi lì insomma metteremo tutte le informazioni dovute riguardo all'evento e anche tutto il resto degli eventi dell'estate, perché noi faremo anche tante altre cose. La programmazione questo, è molto intensa. Questo, esatto, è una programmazione molto intensa, di tutto avremo, dai concerti, altri eventi, altre feste, altre. Quindi tutto su questo sito potrete trovare. Noi a assaggivini.it faremo anche noi nel nostro, metteremo anche una pubblicazione su un articolo sulla serata, oltre poi io tornerò da Bordeaux, porterò anche la telecamera piena di film di Bordeaux e finirò la serata con qualche immagine che un po' ricorderà e porterà un po' di calore di quella serata. Comunque, se volete essere sempre informati su quello che succederà in quella serata, voi dovete assolutamente collegarvi con il nostro sito internet e soprattutto con il nostro social network, vero Michele? assaggidivini.it, assaggidivini e social network, assaggidivini e anche su YouTube e ricordiamo appunto San Giuliano Mare, finiva San Giuliano Mare? San Giuliano Mare Rimini.it, sì, è un poco lungo, però perché è importante che è a Rimini, cioè San esatto. Giuliano Mare. Facebook l'hai ricordato? Su Facebook, che superiamo i 3.300 e andremo anche quest'estate a sforare i 3.400. Ma Barafonda non è solo la Barafonda di San Giuliano, è anche la Barafonda del ristorante. Certo che sì. Siamo nel cuore di San Giuliano Mare La Barafonda è un ristorante che si differenzia insomma l'eccellenza del pesce, uno dei ristoranti chiaramente che si eccelso per quanto riguarda il pesce, specialità di pesce, e siamo sul mare, quindi è possibile cenare a lume di candela piuttosto che in questa terrazza panoramica e si può avere la possibilità anche di intrattenimento, quindi oltre alla semplice cena tutto quello che vuol dire, tutto quello che è il contorno, quindi la cura dei particolari, delle sonorità con DJ set che cominciano al calare del sole. Quest'anno la Barafonda ha lanciato la Calafonda proprio per ricordare un po' quello che è il concetto bizenco di Caletta, e al tramonto organizziamo questo aperitivo che si basa sulla degustazione, sull'ottimo abbinamento tra cibo e vino. Musica decisamente di livello, oltre alla DJ set organizziamo degli aperitivi con del live band,
diciamo, siamo molto contenti perché abbiamo avuto un bel riscontro e quindi vi aspettiamo. Torniamo al Solstizio del Gusto, perché dobbiamo dire una cosa. Per partecipare al Solstizio del Gusto, cosa bisogna fare? Come funziona la serata? Ci saranno dei buoni? Assolutamente. Allora, dovranno essere acquistati dei buoni che prevedono 5 consumazioni. È un bicchiere ovviamente che è personalizzato con logo, diciamo così, dei promotori, piuttosto che del Solstizio del Gusto. E con questo bicchiere si potranno degustare 5 vini. Ma non solo, sarà possibile anche assaggiare i prodotti tipici. Mi viene in mente appunto dei taglieri, dei salumi della nostra zona. Mi viene in mente il pesce fritto, il fritto e quant'altro. Fondamentalmente questo qui è un percorso che si viene a sviluppare lungo questo sentiero sulla spiaggia, come diceva Gaetano prima. Quanto viene così, informazioni pratiche, quanto costa un biglietto? 10 euro. 10 euro? 10 euro, 5 consumazioni, più il bicchiere ovviamente. Poi eventualmente la possibilità di provare. Di provare i vini e di riacquistare ulteriori buoni, cioè nel senso se qualcuno volesse degustare ulteriormente. Ricordiamo che saranno anche le Asdore. Assolutamente. A inizio serata ci saranno delle Asdore che daranno dimostrazione di quello che è l'arte del mattarello ecco, diciamo così, e daranno questa dimostrazione, potranno vedere i turisti, ma anche i venesi stessi potranno vedere questa che è l'arte della creazione della nostra piada riminese, insomma. Bene, noi ringraziamo Massimo Berardi, ringraziamo tutti i nostri ospiti, Gaetano Callà, Giovanna Salvatori e Alessandra Latorre. E salutando loro vogliamo salutare tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito veramente fedeli per tutto quest'anno e per tutti gli anni passati. Fedeli, anche fedeli che poi sono inseriti durante l'anno e hanno scoperto qualcosa di diverso che magari diventa un po' più un cult, diventa questa trasmissione. Vogliamo ringraziare anche quelli che stanno dietro le quinte, che magari vengono qua anche a farsi vedere da noi, quelli che hanno reso possibile. Se staccano loro si spegne tutto, quindi magari meglio di no. Che hanno reso possibile che la messa in onda sempre di questa trasmissione. Samuele Mussoni e Marcello Magalotti che hanno partecipato tecnicamente a realizzare questa trasmissione. E senza di loro non potremmo fare assolutamente niente. Ok, noi con questo vi salutiamo. E vi diamo un applauso, grazie ancora.